Se stai cercando dei guanti da enduro per fare le tue uscite durante l'inverno, ti consiglio questi guanti della 100%, Brisker Gloves è il modello. Sono dei guanti in soft shell, quindi ricoperti in microfibra, per isolare le mani e impedire al freddo di penetrare all'interno. C'è anche un po' di schiuma nelle dita per attutire i colpi. Come puoi intuire, visto che sono proprio nella loro confezione originale, non li ho ancora testati dal vivo, ma tra poco uscirò con la Kumpa e ti faccio sapere un feedback un pochino più reale. Per adesso spero solo che mi tengano caldo, perché là fuori fa freddo. Allora, come sono questi guanti da 100%? Sono dei guanti validissimi, tengono veramente caldo, li sto usando a una temperatura di 7-8 gradi e, a differenza degli altri, poi ti faccio vedere un altro pezzettino di filmato, sono praticamente, hanno questa imbottitura in soft shell fuori e un minimo di imbottitura dentro sul dorso della mano, che non fa passare l'aria. Oggi ad esempio abbiamo fatto anche dei pezzi su asfalto e c'era un ventaccio e le mani onestamente sono rimaste a caldo. Non puoi pretendere l'impossibile, ma rispetto ai classici guantini da cross, questi ti tengono sicuramente al caldo. Poi soprattutto, voglio dire, il design gioca anche la sua parte. Questi sono arancioni tanto quanto la mia bella KTM, quindi perché no? Guarda che belli che sono, voglio dire, guardali, track, alla grande. Di ritorno, confermo quanto detto, ottimi guanti per fare enduro, tengono la mano calda. Questi erano gli altri, ho un paio di quelli che ho. Certo, questi qua non hanno nessun tipo di rinforzetto, che non serve assolutamente niente, però questi qua sono molto traspiranti, perfettissimi per l'estate, palmi anche un po' più forse rinforzati, fatti un filo anche meglio, però per l'inverno questi qua vanno veramente bene, riscaldano e tengono la mano al caldo, e questo isola un sacco dal vento. Come detto prima, ottimo acquisto, 100%.